Bertolt Brecht rappresentò per la prima volta la sua opera da tre soldi a Berlino nel 1928. Lavoro di schietta parodia, l'opera prende di mira le meschine aspirazioni e i cliché morali della società borghese dell'epoca, che, annota Brecht, ha prodotto una sua precisa visione del mondo dalla quale non può prescindere. Il protagonista Mackie Messer, un cinico malfattore, lontano dall'essere un bandito dei bassi fondi, viene ritratto da Brecht come un criminale perfettamente borghese nei modi e nello spirito. Per la sua potenza corrosiva, l'opera fu vietata durante il fascismo e la sua prima rappresentazione in Italia risale al 1956. Al Teatro San Carlo, da stasera a domenica, la messa in scena di Luca De Fusco con le musiche originali di Kurt Weill, eseguite dall'Orchestra del San Carlo diretta da Francesco Lanzillotta, con Massimo Ranieri nella parte di Mackie Messer e negli altri ruoli principali Gaia Aprea, Ugo Maria Morosi, Margherita Di Rauso, Lina Sastri. Anche Sala ICOS, piccola officina di teatro di ricerca della periferia est della città, propone in contemporanea una messa in scena dell'opera da tre soldi, con la regia di Salvatore Mattiello e l'audace riscrittura di alcune musiche originali secondo stili contemporanei. Con Giuseppe Giannelli, un Mackie Messer distaccato e sornione, sono in scena fra gli altri Giovanna Iovino, Elena Calabrese, Teresa Addeo, Federico Testa, Pietro Iuliano. E ancora al Teatro San Carluccio, da giovedì a domenica, Rosalina di Giovanni Piccicelli, una raffinata rivisitazione del Romeo e Giulietta di Shakespeare, dominato dal tema della femminilità meridionale, iscritta nella triade madre, madonna, prostituta e attraversata dall'unico idioma dell'appartenenza.